Ciao ragazzi, io sto andando al lavoro e siccome Palermo con le vie dei tesori e con il Ballarò Basket è un fermento, ci sono turisti ovunque, giornata meravigliosa, ci saranno 28 gradi. Sono contento perché so che davanti, nella piazzetta davanti l'hotel dove lavoro, oggi pomeriggio ci saranno 2-3 attività e quindi se potrò, nella mia pausa, farò un salto fuori, vi farò vedere qualcosina. So che c'è Igor Scalisi Palminteri, il pittore che abbiamo visto già, che ha dipinto il Sant'Erasmo al Porticciolo, ma ha fatto tantissime altre cose. E oggi sarà con le giuggiole in questa piazzetta. Vediamo cosa possiamo vedere più tardi e magari diamo anche una sbirciatina al ristorante dell'hotel. Eccomi, sono arrivato a casa Professa, ci sono i preparativi. Ecco, sono arrivato a Piazzetta Brunaccini. Questa è la meravigliosa biblioteca comunale del Marvuglia. Pronao meraviglioso del 1760. Realizzata per volontà del Senato che desiderava rendere la cultura fruibile a tutti. Qua ci prepariamo per il Ballarò Baskets. Infatti i ragazzi sono arrivati e già stanno lavorando. C'è lì Igor che ha preparato dei colori. Vedremo cosa fanno. Guardate già quante mamme con bimbi. Il palazzo Brunaccini del 1760 circa. Le attività dureranno tutto il pomeriggio fino a sera. Ragazzi, dove ci sono colori e bambini c'è Igor. Vi avevo promesso dal Porticciolo di Sant'Erasmo che ve lo facevo conoscere. Questa barba colorata è Igor Scalisi, nostro pittore che gestisce anche le giuggiole, che è un'associazione, Igor. Un circolo arci, sì, un circolo... e quindi un'associazione di persone e di idee. Le giuggiole nascono proprio dal bisogno di offrire ai bambini, diciamo, qualcosa che non fosse solo la televisione e i videogiochi. E quindi facciamo le cose con le mani e per gli occhi. Facciamo le cose belle perché ci piacciono e andiamo, e non stiamo solo alle giuggiole che è in via San Basilio, ma stiamo in giro per la città a raccontare i colori di questo luogo meraviglioso. Grazie. Ciao. Ciao.